Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento che ormai è questione vitale per tutti noi, e cioè Liberato. Nell'ultimo periodo c'è stato questo exploit di Liberato, un po' una visione mainstream e musicale di quello che è la Casa di Papel, un po' per tutta l'Italia, insomma. Dove due nuovi singoli usciti, cioè Io Voglio Bene Assai e Indo Street, c'è stato il concerto di Liberato, che è stato annunciato tramite le storie di Instagram e anche un post. Io personalmente ci sono andato, mi sono divertito, anche se ci sono stati pareri contrastanti da parte anche delle varie testate giornalistiche, perché non facevano entrare sicuro materiale, non facevano entrare le telecamere. Comunque è disorganizzazione totale. Come sempre a Napoli le cose vengono fatte una chiavica. Perché ragazzi, non è possibile che per poter andare a un concerto dove comunque si sapeva che venivano un bel po' di persone, non vai a mettere le transenne. Quindi di conseguenza tu facevi la fila, arrivavi alla parte finale dove la gente si menava e tu perdevi, ho perso 2 ore, dalle 6 fino alle 8. E budella. Noi fan probabilmente ci saremmo aspettati un qualcosina in più, che però poi di fatto non si è visto. Ci sono andato senza ardire niente. L'unica cosa che ha detto è stata: "Uè, uè, uè, ma come cazzo siete bella?" E poi basta, cioè. Ma oltre ad ascoltare le canzoni di Liberato, come ben sappiamo, si sta creando un vero e proprio mistero dietro la visione di Liberato, e vari youtuber si sono già interessati alla vicenda. Il primo canale è stato quello di Alice Come Prima, dove praticamente va a investigare su ipotetico liberato quale Emanuele Cerullo, che a parer mio rimane il grandissimo indiziato. E poi c'è stata la visione di Diego Laurenti, praticamente ha fatto tutta quella versione, come ben sappiamo, del carcerato, di Nisida e quant'altro, che è venuto dal mare, e tutto resta appresso. Io volevo in questo video parlare anche un po' della mia visione, e io penso che secondo me Liberata sta facendo una panza di risata con i nostri discorsi, veramente non avevo idea. Dopo aver visto vari video su YouTube, dopo aver fatto delle ricerche su internet, e secondo me siamo un pochino in mezzo fra le due teorie. In che senso? Secondo me sicuramente c'entra qualcosa Emanuele Cerullo, perché è inevitabile che lui ne faccia parte, sia perché Alice Come Prima ha trovato i testi di 9 maggio e tutti si scrutate me. Io adesso vi farò vedere questo testo che ho trovato sul sito di Emanuele Cerullo, che secondo me spiega alla perfezione che è la portafortuna, sia in ambito poi del testo, che alcune frasi sono proprio inerenti a delle parole della canzone, sia proprio il video che è spiegato perfettamente in questo testo. Veramente la parte finale è sconvolgente e secondo me non lascia dubbi. Scrivete: Villaggio Coppola come Miami. Ecco qua, Miami come Villaggio Coppola, oltre le vele. Eppure, quando torno a casa, dopo una giornata a Castelvolturno, penso a quelle giovanissime ragazze di colore. Le ho viste sorridere mentre ballavano per strada con molta sensualità, con un fare tutto afro che percepisce la danza, reggaeton, trap o quel che vi pare, come un fortissimo elemento di aggregazione sociale. Sorridevano tutte e guardavano una loro amichetta, anche lei di colore, intenta ad asciugarsi le lacrime. Quando calerà la sera, soffocheranno la luna col fumo. Fumam faccia luna. E qua c'è tanta musica dopo la tempesta. E questo è del 28 agosto 2015. Io penso che questa sia una prova molto importante, e adesso andiamo a vedere bene tutti i passaggi. Però questa è inevitabilmente Gaia alla porta fortuna, cioè questa non voleva la capa, perché ci stanno le ragazze di colore, ci stanno le ragazze che ballano in maniera sensuale, ma mettimela così. Ci sta la ragazza che piange, che è la ragazza protagonista con quel ragazzo. Ci stanno le varie frasi, ragazzi: quando calerà la sera, soffocheranno la luna col fumo fuori il locale. Cioè, ci sono tante altre cose da considerare, che sono sicuramente degli indizi, come per esempio l'utilizzo di cento, scende lacrima, scende spina. Noi siamo condizionati comunque, perché avendo sentito queste due teorie, avendo sentito varie voci, noi andiamo subito a pensare a quella cosa e poi al nostro pensiero reale. Ma anche di fatto, io quando stavo là al concerto, inizialmente la voce sembrava quella di Emanuele Cerullo, quando poi di fatto applicandomi non era assolutamente la sua, anzi assomigliava più a Sannino che a Cerullo. Quindi di conseguenza può essere tutto come può essere niente. Quindi concentriamoci sulla sua musica, su quello che sta dando comunque, per l'immagine di Napoli verso l'Italia, verso l'Europa. Perché, aiù, ma rendiamoci conto che noi fino a qualche anno fa veniamo riconosciuti e ricordati per elementi come Marco Marfè. Io sono un po'
Boh, frizzantino. Gelato al cioccolato dolce un po' salato con vestito russo. Cioè, per i neomelodici, per carità, io Gigi Alessio lo amo, mi piace tantissimo, ma la parte neomelodica, la parte iniziale, la parte di Anna Re, Mon Amour, cioè a piedi nudi vicino al mar. E questo stile non viene apprezzato, non viene apprezzato in generale. Sapere che adesso noi esportiamo un fenomeno come Liberato mi fa sicuramente piacere e sono fiero di quello che sta portando, perché comunque è un'immagine positiva, un'immagine d'amore, un'immagine bella. La visione del napoletano, la visione dell'arte napoletana moderna sta rinascendo, perché secondo me questo è il miglior metodo di esportazione di cultura moderna napoletana e del Sud Italia in generale. Per concludere volevo dire che fondamentalmente non mi interessa sapere chi è Liberato, ma mi interessa sapere chi è che sta dietro al progetto, perché mi sembra scontato il fatto che adesso non sia una sola persona a fare tutto ciò, ma sia bensì un progetto, dove sicuramente c'è Lettieri che fa la parte visiva, ci sta probabilmente Emanuele Cerullo che fa i testi, e poi Liberato stesso, che comunque non sarà una sola persona, ma sarà più di uno, come abbiamo visto sul palco. Qualcuno che accompagnerà con la console, quindi fa il DJ, qualcuno farà le basi, non so. Però fondamentalmente ci interessa sapere chi ci sta dietro a questo progetto, perché non è possibile che dalla prima canzone, cioè Tutte scordate me, c'era uno sponsor come Converse che andava a supportare questo progetto. Ed è questa la motivazione principale per cui dico che comunque la teoria di Laurenti non è fondata, perché una grandissima azienda come Converse non andrebbe mai a sponsorizzare una persona che comunque ha dei problemi con la legge. Con tutti i soldi che hanno sicuramente non hanno il bisogno, e idem Spotify, che già in passato ha eliminato dei contenuti di artisti che comunque hanno avuto problemi con la legge. Quindi sicuramente abbiamo a che fare con qualcosa di molto importante, che avrà sotto tantissime persone già influenti nel mondo della musica, nel mondo non so, dello spettacolo, perché per noi questo è un progetto audiovisivo che va oltre la canzone, che va sotto il nome di Liberato, e che grazie alla bravura sia di Lettieri, vabbè, che è un fenomeno, e poi i due attori che si comportano benissimo, stiamo assistendo di fatto quindi ad un film e non una semplice canzone o videoclip musicale. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate riusciti a seguire tutto il mio discorso, che mi sia spiegato bene, e nulla, se vi va iscrivetevi e mettete un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto. Alla prossima.